ai Fighters, un momento importante. Bentornati comunque su Li-Fi Club, l'unico vero club dell'Alta Fedeltà. Io sono Fabrizio e come avete visto e come potete vedere, finalmente è arrivato il momento di alzare il sipario, svelare le KEF LS60 Wireless. Che dire, cari amici, siamo di fronte ad una rivoluzione che guarda al futuro. Vogliamo parlare dell'estetica? Di come si presenta? Beh, KEF in questo è da sempre stata maestra assoluta. Ce lo insegnano Muon, LSX, Blade. Stiamo parlando di collaborazioni con artisti del calibro di Ross Lovegrove, Michael Young, Eric Chan della Echo Design. Il design in questo caso è futuristico, ricorda in un certo senso un monolite scolpito nella notte dei tempi. Sì, sì, proprio quello di Odissea dello Spazio, ce lo ricordiamo. Chi arriva e stravolge, già con la sua forma inconsueta stravolge. Risulta infatti la L60 Wireless straordinariamente sottile dalle eleganti proporzioni, soprattutto con finiture e tonalità basate su raffinate tinte pastello, satinato, bianco, blu royal e un bellissimo titanium grey. E che dire, in questo caso per L60 Wireless, Michael Young, responsabile del suo design, quindi di quello che poi vediamo, ha incarnato effettivamente le necessità acustiche e tecniche, realizzando un capolavoro di ingegneria estetica. Ma tutto questo, ovviamente, appunto, in funzione delle tecnologie che si trovano all'interno. Prima fra tutte, passatemela da appassionato, la possibilità di entrare in possesso di un sistema single apparent source SAS, un brevetto innovativo che KEF ha rilasciato in occasione della realizzazione delle Blade, il top di gamma assoluto in KEF. Eh sì, è solo questo, l'SAS basterebbe agli amanti della musica, basterebbe solo questo per acquistare l'S60 Wireless. Ma perché è importante sto SAS e che impatto ha sull'ascolto? Se volete approfondire, in questo video vi parlo appunto di questa tecnologia rivoluzionaria brevetto KEF. Ma in poche parole, si ha la percezione che tutto il suono venga emesso da un unico punto, in modo sferico, all'interno del diffusore, al centro del diffusore. Ottenendo cosa? Ottenendo così un suono incredibilmente naturale e chiaro, come se fosse un'immagine reale, come in natura. E poi tecnicamente siamo di fronte a cosa? Siamo di fronte all'unico brevetto KEF iconico, dodicesima, ultima generazione, che utilizza addirittura i metamateriali. Poi siamo di fronte alla tecnologia force cancelling, al dual core per i woofer e la sospensione P-Flex. Tre amplificazioni dedicati ai singoli driver, questo per ogni singolo diffusore, per un totale di ben 700 watt RMS. E poi il Music Integrity Engine di ultima generazione, che è il motore, l'algoritmo KEF che gestisce tutto il DSP. Sì, ma la potenza è nulla senza controllo, è KEF L60 Wireless, è regina assoluta del controllo. Perché elettricamente e musicalmente gli amplificatori sono strutturati e sviluppati assieme quindi ai driver in modo da avere il completo controllo delle potenze, delle distorsioni e quindi del risultato finale. Dal punto di vista della gestione, la versatile, intuitiva e completa app KEF Connect rende comandante assoluto l'appassionato. La KEF Connect l'abbiamo già apprezzata grazie alle LS50 Wireless 2 e porta adesso le LS60 Wireless a navigare nella musica liquida in maniera molto veloce e intuitiva. Possiamo infatti fruire dei più diffusi servizi di streaming, la musica la possiamo prendere dappertutto. Vogliamo vederli? Tidal Connect, Spotify Connect, Amazon HD, Internet Radio, Qobuz, Deezer. Tutto certificato, fra l'altro, MQA, con riproduzione nativa di file DSD fino al 256. E poi, sempre grazie a KEF Connect, possiamo connetterci direttamente, nativamente, tramite Chromecast e Apple AirPlay 2 alla nostra infrastruttura domestica. Poi, per non parlare di Room Ready, ragazzi, e poi, ovviamente, il protocollo DLNA. Ah, non dimentichiamo che, sempre all'ambito del wireless, esiste anche la connessione Bluetooth di ultima generazione. E poi, udite udite, veramente importante, soprattutto negli ultimi periodi, un HDMI ARC. Ma perché KEF L60 Wireless è una rivoluzione, è un qualcosa di innovativo? Perché banalmente risponde effettivamente ad ogni esigenza. La TV
ad esempio per godersi un film, un musical, la Formula 1, lo sapete, a me piace tantissimo, o perché no, un bel concerto dal vivo, tutto nella massima semplicità, nella massima qualità. Qualsiasi sia la vostra esigenza di collegamento, sul diffusore primario troveremo anche ingressi fisici, se no, le immancabili digitali coassiali, elettrica, la Toslink ottica, l'RCA analogico, fondamentale ad esempio per collegare il nostro amato giradischi, e poi troviamo RJ45, ove si possa cablare direttamente alla rete, una RJ45 da collegamento alla secondaria, una presa USB di servizio e di alimentazione e poi uscita sub. Le ultime tre connessioni le trovate anche sul diffusore secondario. Ah sì, avete capito bene, c'è anche l'uscita sub, anzi due uscite sub, una per singolo canale. O è roba da matti, nel senso, io non credo che qualcuno possa ipotizzare di mettere un subwoofer su questo diffusore, a meno che stia parlando di ambienti enormi, o poi ognuno fa quello che vuole. La LS60 Wireless, comunque, cari amici, è un sistema 100% attivo wireless digitale, basato su un diffusore a tre vie con 6 altoparlanti, per speaker ovviamente, in configurazione cassa chiusa. I drivers sono l'iconico brevetto UniQ di 12ª generazione con l'utilizzo di metamateriali, che prevedono gli UniQ, un tweeter in questo caso da 19 mm concentrico al mid da 100 mm, tutti in cupola in alluminio. I bassi, medio, bassi e bassi, sono affidati invece a 4 woofer da 135 mm in alluminio con tecnologia UniCore, stesso motore, P-Flex, la sospensione ad altissima escursione, e poi la famosa Force Cancelling, tecnologia KEF, che prevede l'annullamento di tutte le vibrazioni. Tutto questo è gestito poi dalla sezione elettronica, ovvero, cosa c'è dentro? Partiamo da un DSP proprietario per ogni singolo speaker, DAC in alta risoluzione 384, DSD, MQA per ogni singolo amplificatore, quindi parliamo 3 DAC per ogni diffusore. E poi c'è lo streamer proprietario, un preamplificatore ad alto guadagno a bassissimo rumore, e poi arriviamo alla potenza, un ampli in classe AB da 100 W dedicato ai tweeter, un amplificatore da 100 W in classe D per il midrange e, udite udite, ben 500 W di potenza a disposizione per i 4 woofer. Parliamo di un diffusore Santa Wireless capace di ben 111 dB di SPL massima, ma lo fa con estrema classe, questo per la sua naturalezza. E cosa significa questo? Che il volume non basta mai. Quando la roba è buona, viene voglia di tirar su il volume. È come un piatto, quando è buono, vorresti non arrivare mai alla fine. Adesso parliamo del cabinet, cioè di quello che vediamo, del contenitore. In primis stiamo parlando di 31 kg per una cassa che è alta 110 cm, larga solo 21, il frontale, e meno di 40 cm di profondità. Veramente semplice, discreta da inserire in ambiente. Ragazzi, vuoi non trovargli un posto in casa? Datemi retta, anche la vostra compagna sarà felice di vederle e trovargli un posto dentro casa, anche perché è una cosa fondamentale, sono solo loro. No more ampli, cavi, CD player. In effetti, nella scatola degli accessori troviamo due cavi di alimentazione, un remote ed un cavo LAN RJ45 di interconnessione. Che dire, questo è quello che serve. Ovviamente sono disponibili anche punte per disaccoppiare la base dal pavimento ed è praticamente, di fatto, un plug and play. Torni a casa, le tiri fuori, gli dai alimentazione, accendi l'app, levi di su e mandi su la musica che preferisci, nella massima semplicità, nella massima qualità. Quindi, cari amici, in soldoni, la LS60 Wireless cosa fa? Raggiunge un'estensione in frequenza dai 31 Hz ai 24 kHz, questo pesato, più o meno 3 dB. Nella realtà, tipico in ambiente, riesce a scendere a 25-26 Hz, salendo fino a 36 kHz, spostando le indesiderate e tutto il roll-off ben al di fuori della banda udibile. Poi dialogano fra loro in wireless, fino ai 96 kHz, oppure cablato con cavo di rete in dotazione, fino ai 192 kHz. Tutti i segnali comunque in ingresso sono ricampionati al sample rate definito, quindi 96 o 192. Gli ingressi fisici poi supportano la quasi totalità dei formati di file, le risoluzioni arrivano fino ai 24 bit 384 kHz. L'ingresso ottico Toslink ha una risoluzione limitata a 96 kHz, ma è un classico, e la digitale coassiale RCA è limitata a 192 e HDMI anch'essa a 192 kHz. Questo a dimostrazione di quanto l'HDMI sarà probabilmente importante anche per l'audio nel prossimo futuro.
Ma perché KFLS60 Wireless impressiona, è destinato ad impressionare? Perché è un vero sistema high-end. Perché tutto quanto sopra, unito al prestigio del brand, alla versatilità contemporanea a prova di futuro, può e deve essere valutato secondo i criteri audiofili, ma quelli più puri. Che significa poi semplicemente ottenere un suono naturale e realistico, piacevole. Come prime impressioni possiamo affermare che ascoltare le assodate note basse, le usiamo sempre, di Far Far From Common Man, Tu sei tutto per me, riesce facile e piacevole, senza sforzo. Le dimensioni del palcoscenico poi sono quelle tipiche di KEF, grande, alto, profondo, soprattutto senza buchi al centro, ricordando assolutamente quello che è l'effetto che fanno le Blade ad un primo ascolto. E poi con i timpani, con la grande orchestra, una dinamica, esce fuori una dinamica talmente naturale, passatemela, da dimenticarla, non ci pensi più. E quindi vai su di volume, che non basta mai. Comunque, ora stiamo ultimando il rodaggio e passeremo poi un bel po' di tempo in loro compagnia, quindi dedicandoci alla cosa più importante, l'ascolto della musica per diventare le vostre orecchie e potervi raccontare effettivamente attraverso la musica le nostre impressioni come suona Style S60 Wireless. E siamo certi che di cose da dirci ne avranno parecchie. Dopo il successo delle 50 Wireless, KEF con le 60 è destinata a passare alla storia. Bene, cari amici, per ora è tutto per quello che riguarda la LS60 Wireless, ma stay tuned perché ne parleremo e se ne parlerà tanto. Bene, un'ora di musica e mezza al giorno, ci togliamo le tossine della vita moderna e che dire, al prossimo video e un saluto da tutto lo staff di Hi-Fi Club. Ciao!